Misericordia non è solo perdono, misericordia è vicinanza, compassione e amore che si rende visibile anche nel consolare quanti soffrono nel corpo e nello spirito. È a loro che il Papa, nella solennità dell'Ascensione, ha voluto dedicare la veglia di preghiera per asciugare le lacrime. Canti, letture bibliche e testimonianze si sono alternati davanti agli occhi colmi di pietà della Madonna di Siracusa e hanno toccato il cuore del Pontefice. Commovente la storia di Felix, giornalista pakistano scappato in Italia per mettere al sicuro la propria famiglia da persecuzioni e violenze brutali di cui oggi sono vittime i cristiani come lui. Forte il racconto di Maurizio che, inseguendo il mito del successo e del denaro, ha toccato il fondo e smarrito il senso della vita per poi ritrovarlo grazie alla fede della madre e del fratello gemello. Infine la testimonianza di mamma Giovanna, straziata dal suicidio di uno dei figli, che ha vinto il dolore facendo esperienza della resurrezione di Cristo. Quante lacrime vengono versate ad ogni istante nel mondo, una diversa dall'altra, e insieme formano come un oceano di desolazione che invoca pietà, compassione, consolazione. Le più amare sono quelle provocate dalla malvagità umana, le lacrime di chi si è visto strappare violentamente una persona cara, lacrime di nonni, di mamme e papà, di bambini. Eppure, ha detto il Papa, in questo dolore non siamo mai soli. Gesù non ci abbandona nel momento della prova, egli è pronto a consolarci, a piangere per noi, come ha fatto sulla tomba di Lazzaro o davanti al tradimento di Giuda e di Pietro. Se Dio ha pianto, anche io posso piangere sapendo di essere compreso. Il pianto di Gesù è l'antidoto contro l'indifferenza per la sofferenza dei miei fratelli. Quel pianto insegna a fare mio il dolore degli altri, a rendermi partecipe del disagio e della sofferenza di quanti vivono nelle situazioni più dolorose. Mi scuote per farmi percepire la tristezza e la disperazione di quanti si sono visti perfino sottrarre il corpo dei loro cari e non hanno più neppure un luogo dove poter trovare consolazione. Il pianto di Gesù non può rimanere senza risposta da parte di chi crede in Lui. Come Lui consola, così noi siamo chiamati a consolare. La preghiera, ha proseguito Francesco, è la vera medicina per la nostra sofferenza, davanti alla quale la mente e la ragione si smarriscono. È lo strumento attraverso il quale Dio si fa presente e suscita la speranza che niente e nessuno, nemmeno la malattia, l'angoscia, la morte, potranno separarci da Lui. Nella veglia si è pregato per i malati, per i bambini abusati, per le vittime della guerra e del terrorismo, per coloro che sono detenuti ingiustamente, per gli oppressi da diverse dipendenze. Davanti al reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, la luce piccola ma forte di una candela si è accesa anche per i torturati, gli schiavizzati, i perseguitati, e raccolte in un cesto sono arrivate scritte su bigliettini di carta le suppliche di tutti i fedeli. Infine il Papa ha chiesto a Dio di convertire i cuori dei violenti e concedere la pace al mondo. Poi la consegna dell'immagine dell'agnello pasquale ai presenti, espressione e segno tangibile della misericordia del Padre che sana col suo amore ogni situazione di dolore, lutto, sofferenza.